Tele, buongiorno, buongiorno. Questa è un po' la mia coperta di Linus quando faccio video. Allora, io sempre penso che bisogna giudicare le persone più dai fatti che dalle parole, quando i fatti non siano le parole stesse, oratori, altre cose, però in generale, cioè, molta gente fa quello che servizio, labbra. Cioè, bla 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 e ti incarta, ti intorta. Sì, ho creduto in te, sì, caro, ma come no? Sì. Ok. Ma se io ti mando dei video dove canto e suono e tu non fai un commento, se io ti chiedo un'amicizia Facebook, col cazzo che me la dai, se io ti chiamo e non rispondi. Ma non sono fatti quelli? Beh, sì. Sono non fatti. Parole o omissioni, come dicono. Io quello che vi consiglio è. Io ho avuto una certa esperienza con persone narcisistiche. Coprono di complimenti finché gli fai comodo o che finché fa comodo al loro ego e poi quando vedono che questo non funziona più ti scartano. Molte persone, non dico che devono essere forse narcisistiche nel senso diagnostico del tema della parola, proprio psicologico, ma ci sono persone che usano gli altri e ci riescono benissimo perché uno dei difetti della gente che ha troppo ego e chi gli alliscia l'ego li controlla. Si fa presto a dire ti stimo, ho grande stima di te. Eh beh, sì. Ma se non hai seguito, ho sentito come cantavi, ho notato questo. Ho visto la lezione di pubblico come cantavi, molto ritmo. E mi piace il tuo repertorio perché è fuori dagli schemi normali. Oppure vedo delle potenzialità in te. Ho sentito quella tale canzone l'altro giorno e mi è piaciuta. Mi puoi dire, che ne so, dare maggiori informazioni su questo tipo di musica che fai? Queste sono persone veramente interessate a voi. Chiunque si faccia sentire solo quando ha bisogno di te, indipendentemente da quanto loro veramente credono in te. Tu gli fai comodo perché ti devi riempire quella serata. Si fanno sentire. Gliela riempita. Arrivederci, grazie. Quando gli fa di nuovo comodo, si fanno di nuovo sentire. Ah, sai, c'è da fare questa cosa qui, c'è da fare questa cosa qua. Ok, finché fa comodo a me, ti seguo. Ma io so benissimo che a te di me non te ne frega niente. Di solito queste persone ti dedicano pochissimo tempo, poco tempo, ma quel tempo cercano di allisciarti il più possibile. Ok? Quindi, hanno un tono di voce, quando vedono che tu non li segui e non cagati all'amo, allora possono essere molto sgradevoli e ribaltare l'atteggiamento di adulazione esattamente nel contrario. E credo che se io conosco l'animo umano, alcune cose che mi sono successe sì, dimostreranno questa teoria. Io mi ci diverto perché in fondo la storia è quella di quello che è andare
che andava personale e rimase suonato. Queste persone vanno inquadrate, domandate voi stessi, fin quanto mi conviene avere a che fare per quello, per il mio tornaconto personale, ma in questo caso non è negativo perché tu stai sfruttando una persona che è stata lei, scusate, la prima vuole sfruttare te, pensando che tu sei uno di quei coglioni che si fa sfruttare, si fa sminuire. Poi dipende che opinione avete voi. Di voi stessi. Se voi non avete una grande opinione di voi stessi, sarete preda di queste persone. Altrimenti queste persone rimarranno a bocca asciutta. Non date importanza a queste persone perché l'importanza, cioè, nel senso, non cagatevele più di tanto. Rispondete ai messaggi non immediatamente, quando volete voi. E se questa persona non vi caga, non insistete, lasciatela. E quando si fa risentire, di solito io vedo quanto ci ha messo a farsi risentire. Dopo 3 giorni, beh, io rispondo dopo 6. Tanto ci avete niente da perdere. Perché voi avrete riscontro e vantaggio da persone che credono in voi in quanto tali, non persone che credono in voi come mezzo per utilizzarvi per i loro fini. Ripeto, chiunque sia generico negli apprezzamenti nei vostri confronti, chiunque utilizza il tono di voce più che i fatti, più che ecco, cose specifiche collegate ad altra cosa, chiunque vi dedichi 2, 3, 5, 6, 10 secondi, 20 secondi mandando messaggi vocali, è chiaramente altri cazzi per la testa che voi. Vi dedica il tempo che loro stimano voi, valete nei loro confronti. A quel punto voi rispondete come nei vostri tempi. E poi basta, se questa persona non si fa sentire, fregatevene, e se non si fa sentire per parecchio tempo, bloccatela, tanto ormai non ha senso. Perché se una persona si fa sentire dopo un mese, 2 mesi, vuol dire che nel frattempo non gliene frega un cazzo di te. Quando scusate. Quando si rifà sentire è perché li vuole cominciare a risfruttarvi per i loro fini. Alcune di queste persone hanno pure abbastanza successo perché le persone in giro che vogliono apparire, salire su un palco, sentirsi importanti, sono molte. Poi magari se hanno amici, vanno, salgono sui palchi, fanno un gran casino perché è più facile alzare il volume dei vostri strumenti che imparare, e anche maschera molte cose, gli alti volumi. Io vengo da una scuola completamente diversa e proprio un atteggiamento mentale anche delle orecchie, proprio mi dà fastidio, proprio fisicamente. Quindi, ripeto, cercate di trovare e dare spazio, importanza alle persone che credono in voi, che danno spazio e importanza a voi. E gli altri domandatevi come potete usare delle persone che stanno cercando di usare voi. E poi ricordatevi sempre, questo è un mio pregiudizio però, chi canta e
fa nella maggior parte dei casi è sempre lo dico a mio pregiudizio, lo dico, superiore a chi invece ci campa o trae soldi da chi fa arte, cioè l'artista, colui che fa, l'artigiano, qualsiasi cosa, deve ha un piacere e una autogratificazione del fatto stesso di fare. Quindi per assurdo potrebbe anche bypassare chi commercializza, fa queste cose qui. Certo, è meglio essere visto e apprezzato dal pubblico, ma uno che organizza manifestazioni senza il materiale umano non varrebbe niente, chiaro? Quindi io vi dico, non potrebbe farlo. La mia esperienza è questa, e quindi io ho deciso di staccare la spina, in un caso specifico, da una situazione che secondo me non mi porta da nessuna parte. Infatti ho mandato, mi sono espresso molto direttamente questa persona ha attuato il suo atteggiamento, che varrà per l'80-90% delle persone che si fanno infinocchiare, ma non nel mio caso, perché io ho visto i fatti e i fatti mi fanno pensare che questa persona non crede veramente in me, nei fatti, anche se a parole dice il contrario, ma per me contano i fatti. Quindi questo è un consiglio che io do, perché molti musicisti avranno a che fare con padroni di locali, organizzatori di serate, presunti manager, amici che vogliono aiutare, e avere la capacità di distinguere chi vi vuole aiutare perché gli state simpatico, chi vi vuole aiutare perché crede in voi, o entrambe le cose possono essere, da chi invece può farlo semplicemente perché ha bisogno di gente per organizzare delle cose, e dove non necessariamente bisogna essere bravissimi, certo, qualcosa dovete farlo perché. Però poi quando va utilizzato vi scarterà completamente. Quindi chiunque si interessi a voi e vi chieda informazioni, si dimostra interessato alla musica che fate, o all'arte che fate, come dipingete, ed è anche esperto di quella cosa lì, potete sostenere una conversazione. Le persone che sono interessate o parlano di quella cosa che fate voi, o vi chiedono e cercano di capire. Chiunque non è entrato mai nello specifico di quello che fate è solo una persona che vi sta usando. Arrivederci.